Allora, proseguiamo la nostra analisi dei casi d'uso con un piccolo esercizio. La volta scorsa avevamo visto come scrivere il main success scenario, quindi lo scenario di successo principale, in un caso d'uso. Abbiamo visto tutta una serie di linee guida quindi ve le riepilogo brevemente. Usare una grammatica semplificata, quindi soggetto, verbo, oggetto, complemento, oggetto. Deve essere evidente chi ha il pallino in mano. Okay? Immaginate il caso d'uso come due persone che si passano la palla, bisogna capire chi ha la palla che la sta passando. Deve essere scritto in terza persona, comunque dall'alto, quindi non ci mettiamo troppo nei panni del sistema o dell'attore, ma descriviamo quello che viene visto dall'esterno, dall'alto. Deve essere evidente come la procedura va avanti, progredisce. Dobbiamo raccontare quella che è l'intenzione generale, non i dettagli di come viene fatta. Quindi l'utente conferma, non l'utente preme il pulsante di conferma, ad esempio, deve contenere un insieme ragionevole di azioni che vengono fatte, quindi non posso scrivere 10 righe in cui dico il sistema fa questo, 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 quest'altro, eccetera, quindi deve essere un qualcosa di non troppo lungo e devo ricordarmi che la prospettiva con cui scrivo il main success scenario è quella del successo, per l'appunto, e quindi non devo andare a dire il sistema verifica se, ma il sistema semplicemente convalida il dato. Mi metto nella prospettiva del successo del mio caso d'uso. Quindi queste sono le linee guida principali per andare a scrivere i passi del caso d'uso. A questo punto proviamo a applicare queste linee guida a un esempio specifico. Allora, qui abbiamo un racconto, quindi abbiamo Mary che porta le sue due figlie alla daycare, quindi ad esempio all'asilo nido, mentre va al lavoro, guida fino a un bancomat, inserisce la carta, quindi fa scorrere la carta nel lettore, inserisce il PIN e seleziona l'opzione fast cash, quindi contante veloce. Entra la cifra di $35 e il bancomat eroga un biglietto da 20 e tre biglietti da 5 più una ricevuta che riporta il saldo del suo conto. Ovviamente il saldo dopo che sono stati addebitati $35 prelevati. A questo punto il bancomat azzera lo schermo, in questo modo Mary può andarsene tranquillamente senza preoccuparsi di aspettare che il bancomat abbia terminato tutte le operazioni.
Quindi è una modalità di uso del bancomat che permette di accedere velocemente a quantità limitate di contante, magari fornite in pezzi di piccolo taglio. Ecco, a partire da questo racconto, che potrebbe essere stato scritto da un qualche commerciale per vendere l'idea o per raccontare la visione, la vision di questa funzionalità Fast Cash, ecco, noi dobbiamo andare a scrivere il caso d'uso perché vogliamo andare a specificare esattamente cosa fa il nostro bancomat in questo caso. Dobbiamo scrivere. Qualcuno dovrà scrivere il software che realizza questa funzionalità e quindi bisogna capire esattamente che cosa fa il sistema. Quindi, come scrivo il mio caso d'uso? Ricordiamoci che ho un attore principale, in questo caso è il cliente. Ho un sistema che è Bancomat e devo ricordarmi descrivere nel dettaglio chi fa che cosa e chi ha l'iniziativa in quel momento. Quindi proviamo a vedere un esempio di caso d'uso, scusate, di main success scenario per questo caso d'uso. Allora, il cliente passa la carta del bancomat nel lettore di carta. Quindi è evidente chi sta facendo che cosa. In questo caso è il cliente. Al passo successivo la palla passa al bancomat, che legge l'identificatore e il numero del conto dalla carta e li convalida con, diciamo, il main computer, quindi il sistema informativo della banca. Il cliente inserisce il PIN e in realtà qui il bancomat lo convalida, dovrebbe essere un passo successivo, quindi lo correggo. Okay. Quindi il bancomat lo convalida, quindi non verifica se il PIN è corretto, non controlla se il PIN corrisponde alla carta, semplicemente convalida il PIN. Quindi c'è un'operazione di verifica, quindi probabilmente questo è un passo che potrebbe avere un altro esito, ma noi stiamo descrivendo lo scenario di successo e quindi semplicemente fa un'operazione di convalida. Il cliente seleziona Fast Cash e una somma da ritirare che sia un multiplo di 5. Il bancomat comunica la somma al sistema centrale e riceve una conferma più il saldo dopo aver fatto questo prelievo. Il bancomat eroga il contante, restituisce la carta e una ricevuta che mostra il nuovo saldo. Il bancomat poi registra la transazione. Se vogliamo qui possiamo mettere che
il cliente preleva il denaro, visto che normalmente il bancomat aspetta che il cliente prelevi il denaro prima di chiudere. Quindi, ripeto, frasi molto semplici, non eccessivamente lunghe, che mostrino esattamente chi sta facendo l'azione, verbi attivi, soggetto, verbo, componente, oggetto, in cui è chiaro chi sta facendo che cosa, chi ha l'iniziativa e cosa sta avvenendo. Il punto di vista è quello esterno. Quindi io non mi sono calato nella prospettiva del cliente, ma sto osservando la scena. Quindi questo è il modo corretto di andare a scrivere lo scenario principale di successo. Se noi andiamo a vedere i singoli passi, in realtà i singoli passi potrebbero essere considerati come dei sotto-obiettivi. Quindi un sotto-obiettivo, il primo passo è comunicare le informazioni della carta al sistema e quindi l'utente passa la carta nel lettore. Quindi abbiamo tutti dei sotto-obiettivi che devono essere raggiunti al fine di raggiungere l'obiettivo principale. Alcuni di questi sotto-obiettivi sono estremamente elementari, tipo passare la carta al lettore, altri sono leggermente un po' più complessi, ad esempio inserire il PIN, per cui in generale alcuni potrebbe valere la pena dettagliarli ulteriormente in un caso d'uso di livello sub-function, altri semplicemente sono così banali che li scriviamo semplicemente come passo. Ricordiamoci però che questo è lo scenario di successo. È possibile che qualcosa non vada come descritto qui. Quindi dobbiamo esplorare tutti gli scenari alternativi. Volendo possiamo rappresentare in questo modo tutti i possibili scenari come un paio di pantaloni a righe in cui ogni riga rappresenta uno scenario. Questo è lo scenario principale in cui tutti i sotto-obiettivi che corrispondono ai vari passi finiscono con un successo. Quindi riesco a passare la carta, il sistema la legge, inserisco il PIN correttamente, viene convalidato, eccetera. Quindi alla fine raggiungo il successo, ovvero l'attore primario raggiunge il suo obiettivo. È possibile che qualche passo fallisca, ad esempio la validazione, la convalida del PIN non va a buon fine, quindi cosa succede? Il sistema richiede di inserirlo, notifica l'errore, chiede di inserirlo, torno al passo precedente, il passo può a questo punto avere successo e quindi raggiungo comunque il successo. Oppure i vari passi possono fallire, uno più di uno, ma comunque alla fin fine portano al fallimento del caso d'uso. Quindi, nel main success scenario io vado a descrivere
Questa striscia, quindi il primo caso, quello di successo principale, con le estensioni io devo andare a descrivere tutti gli altri possibili eventi alternativi. Quindi come faccio ad andare a scrivere le estensioni? Beh, devo andare a cercare tutti gli eventi che possono andare diversamente da come è descritto nel main success scenario. In pratica cosa succede? C'è una sessione di brainstorming in cui gli analisti, i clienti, chi è coinvolto, esprime la propria idea e quindi si cerca di raccogliere tutte le possibili idee. Fondamentalmente le estensioni vanno a descrivermi i percorsi di successo alternativi. Quindi io descrivo nel mio main success scenario lo scenario principale, ma è possibile che io riesca a raggiungere il successo anche facendo le cose in maniera leggermente diversa. Quindi magari descrivo nel mio scenario come riesco a trovare l'indirizzo dell'officina, facendo riferimento all'esempio che abbiamo visto prima, usando il sito web. Un'alternativa è: non uso il sito web, ma ottengo l'indirizzo tramite il call center. E l'indirizzo ottengo lo stesso, quindi ottengo, raggiungo il successo, ma seguendo un percorso diverso. Ho delle azioni scorrette dell'attore principale: inserisce il pin errato, va a schiacciare i pulsanti sbagliati, eccetera. Devo tenere conto anche del caso di inazione da parte dell'attore principale. Se pensiamo all'esempio del bancomat, se ho passato la carta e me ne vado via, rispondo a una telefonata, faccio passare un certo periodo di tempo, il bancomat deve fare una certa azione, quindi ad esempio interrompere l'azione e restituire la tessera. L'inattività da parte dell'utente può avere un significato in alcuni contesti, in altri magari no. Quindi se pensiamo a un sistema web in cui io inserisco delle informazioni, il fatto che io ci impieghi un minuto oppure un'ora probabilmente non è rilevante. Se sto descrivendo un sistema per fare delle prenotazioni sul treno, su un aereo, quello che volete, è probabile che invece il tempo di inattività sia rilevante, perché nel momento in cui inizio a fare la prenotazione un certo posto viene bloccato, viene prenotato, e se chiudo la prenotazione con il pagamento quello viene bloccato definitivamente, altrimenti viene reso di nuovo disponibile. Quindi in un caso come quello l'inattività è rilevante. Quindi attenzione, in alcuni contesti è importante considerare anche questi casi alternativi. Esito negativo di una validazione. Quindi ogni volta che io ho un passo in cui c'è scritto il sistema convalida o verifica qualcosa, la convalida nel caso del scenario principale va bene, ma è possibile che questa invece abbia un esito negativo e quindi io devo scrivere un'estensione per considerare questa eventualità. Posso avere una risposta non corretta, chiedo all'utente di inserire un numero, l'utente inserisce dei caratteri alfabetici. Posso avere un fallimento interno.
solito prevedibile. Finisce la carta per stampare le ricevute del bancomat. Questo è un qualcosa, ovviamente, fallimento, ma è un qualcosa che posso facilmente prevedere. Finisce il contante nel bancomat. Quindi questo è un fallimento, ma tutto sommato prevedibile, per cui è facile andare a gestire il comportamento del sistema. Posso invece avere un fallimento non così facilmente prevedibile e normale, manca la corrente, non funziona il lettore di carte, la connessione con il sistema informativo della banca non funziona. Ecco, tutti questi casi anomali probabilmente li gestisco in un modo unico, segnalando che c'è un fallimento non previsto e quindi il bancomat non è in grado di funzionare. Oppure posso avere dei fallimenti da un punto di vista di prestazione. Ad esempio, la risposta deve essere data entro un certo periodo, ma il sistema non è in grado di farlo. E quindi posso gestire questo tipo di eventi anomali in un altro modo. Quando vado a descrivere un'estensione, io per prima cosa devo dire a quale passo fa riferimento e qual è la condizione per cui scrivo l'estensione. Ecco, la condizione deve sempre esprimere qualcosa che è rilevato, detected, dal sistema. Quindi non devo descrivere cosa sta succedendo, cosa è successo, ma che cosa il sistema rileva. Quindi posso dire c'è un timeout durante l'inserimento del PIN, non vado a dire il cliente si è dimenticato il PIN, oppure il cliente sta rispondendo a una telefonata invece di inserire il PIN. Perché questi sono eventi che ovviamente sono possibili, ma non sono rilevabili direttamente dal sistema. Quindi io posso andare a scrivere delle estensioni soltanto per condizioni che siano rilevabili dal sistema. Se una qualche condizione è importante, devo fare in modo che il mio sistema sia in grado di rilevarla. Una volta che ho identificato tutte le possibili, tutti i possibili fallimenti, a quel punto posso procedere nell'andare a fondere assieme condizioni che sono tutto sommato equivalenti o che vengono, che possono essere gestite allo stesso modo. Quindi, prima di tutto cerco di capire tutte le cose che possono andare male e questa lista qua può esserci di aiuto. Poi provo a scrivere le condizioni in modo che rappresentino qualcosa che può essere rilevato dal sistema e a questo punto metto assieme, accorpo tutte le condizioni che sono tutto sommato equivalenti. Esercizio. Che cosa può andare storto durante
le operazioni con un bancomat. Avete 2 minuti per scrivere il maggior numero possibile di condizioni anomale. Vi rimetto questa lista che può essere utile. Potete fare brainstorming, il che vuol dire vi potete consultare, ok? Allora, se io vi dico il cliente prende a testate il bancomat, non va bene perché non è rilevabile dal sistema. Ok? Ecco, qui c'è una lista più o meno completa. Quindi le condizioni sono, ad esempio, la carta, il lettore di carta è rotto o la carta è rovinata. È una carta per un'altra banca che non è valida per il bancomat. Sto usando la tessera dei punti del supermercato. Sto usando la tessera dello studente del Politecnico. Ecco, queste due qua, ad esempio, ragionevolmente le fonderei assieme. In un caso del tipo, uso una carta che non è una carta bancaria e lo metterei assieme a carta per una banca non valida. Quindi è una carta che il mio sistema non è in grado di gestire. Il PIN inserito non è valido. Attenzione che qui stiamo considerando soltanto i casi, le condizioni che ci portano a un altro caso, quindi non stiamo dicendo che cosa succede dopo. Il fatto che il PIN sia errato, ad esempio, vuol dire che io per almeno 3 volte chiedo di ripeterlo, però
quello è l'azione. Io qui sto pensando prima alle condizioni. Come lo gestisco è un passo successivo. Prima cerco di capire cosa va storto, cosa può andare storto, e poi mi concentro su come lo gestisco. L'utente non inserisce il PIN in tempo, il bancomat è spento, sistema informativo della banca è spento oppure la rete non funziona, non c'è contante sufficiente, non c'è moneta, denaro sufficiente nel conto corrente. Specifico una quantità di contante, quello non è disponibile sul mio conto. Il cliente non inserisce la quantità, la cifra da ritirare in tempo. La cifra non è un multiplo di 5, la cifra richiesta è troppo grande, troppo elevata, supera il limite del banco, l'agibile del bancomat, la rete o il sistema informativo della banca vanno giù durante la transazione. E quindi non è che non riesco a contattare la banca, ma la contatto e poi a un certo punto perdo la connessione. Non ho abbastanza contante nel bancomat. C'è la carta si inceppa, scusate, il contante si inceppa durante l'erogazione. La carta per la ricevuta si esaurisce oppure si inceppa. Il cliente non preleva il contante in tempo, direi. Quindi queste sono tutta una serie di eventi possibili scritti in maniera tale che il sistema in qualche modo lo possa verificare. Una volta che io ho scritto la condizione, a questo punto scrivo l'azione che viene fatta dal sistema o dall'utente a fronte di un caso anomalo come questo. E lì valgono di nuovo le regole di prima, quindi devo utilizzare una serie di frasi attive, semplici, che mi mostrino chi sta facendo che cosa, eccetera. Allora, noi abbiamo parlato in questo modo dei vari componenti del caso d'uso, tutta la parte iniziale che definisce il quadro in cui si situa il caso d'uso, lo scenario principale e le estensioni. Alcuni avvertimenti, se pensate di utilizzare i casi d'uso per andare a descrivere dei requisiti. Allora, i casi d'uso da soli non esauriscono tutti i requisiti. Ad esempio, i requisiti di qualità o non funzionali non sono descritti da un caso d'uso. Quindi è necessario aggiungere ai casi d'uso altri dettagli che sono per l'appunto i requisiti non funzionali. Tutti i concetti che vengono trattati dentro il caso d'uso sarebbe buona norma che fossero definiti in un qualche glossario. E se i concetti trattati sono abbastanza complessi e hanno delle relazioni non banali, è utile avere un modello concettuale che mi descrive quali sono i concetti trattati nel mio sistema. Quindi se parlo del tagliando dell'automobile, è bene sapere che i concetti fondamentali sono quelli proprietario
di automobile, di officina, di preventivo o di informazioni sul tagliando. Il caso d'uso in sé non include di solito informazioni sull'interfaccia utente. A volte può essere utile dopo aggiungere qualche dettaglio sull'interfaccia, qualche indicazione, qualche esempio, ma in prima battuta il caso d'uso non deve contenere dettagli sull'interfaccia utente. Errori tipici che possono essere commessi nel non scrivere un caso d'uso. I confini del sistema che stiamo descrivendo non sono ben definiti. Quindi, cosa sta dentro e cosa sta fuori nel sistema non è chiaro. Assumiamo il punto di vista del sistema, ad esempio definiamo i gol del sistema invece dei gol dell'attore. Uso dei nomi per gli attori primari che non sono coerenti, per cui magari chiamo il proprietario dell'automobile una volta proprietario, l'altra volta cliente, e quindi a questo punto ho un problema di consistenza. Sono gli stessi problemi che abbiamo nella scrittura dei requisiti, ok? Devo utilizzare un termine unico per rappresentare lo stesso concetto. Un caso d'uso ha a che fare con troppi attori. Quindi abbiamo un diagramma dei casi d'uso che assomiglia a una ragnatela, quindi al centro il caso d'uso e attorno tutti gli attori. Se ho un caso d'uso così complesso da coinvolgere tantissimi attori, probabilmente c'è qualcosa che non va. O il caso d'uso è troppo di alto livello, quindi andrebbe suddiviso, oppure sto cercando di scrivere in quel caso d'uso troppe cose. Ricordiamoci che il caso d'uso deve essere qualcosa di semplice e facile da leggere. Se il caso d'uso diventa un romanzo da centinaia di pagine, ha cessato il suo scopo. Quindi, in generale, la descrizione del caso d'uso deve essere breve, non troppo lunga, e deve essere lineare e semplice. Quindi il rischio, l'errore che spesso si può commettere, è quello di scrivere una specifica, quindi lo scenario principale, confusa, ad esempio perché uso della logica. Quindi scrivo se succede questo, allora, cosa che ovviamente non va bene perché io descrivo lo scenario principale. Il se viene gestito tramite le eccezioni. Oppure cerco di descrivere degli algoritmi complessi che in realtà non rientrano nello scenario ma devono essere descritti a parte. Uso un attore che non è completamente coinvolto dentro il caso d'uso, oppure scrivo un caso d'uso che non è facilmente comprensibile dal mio cliente. E il caso d'uso deve catturare quella che è la visione che mi è fornita dal mio cliente, altrimenti non lo posso verificare e quindi deve essere scritto in maniera che sia comprensibile. Posso anche andare a scrivere casi d'uso infiniti. All'ultimo passo dico il caso d'uso procede con il passo numero 1 e quindi non ho una conclusione del mio caso d'uso. Oppure vado a descrivere non un'interazione ma un dialogo. Quindi
vado a scrivere la sceneggiatura di un film commedia in cui c'è un dialogo brillante tra due attori. In questo caso, se io vado a scrivere nel dettaglio un dialogo, il rischio è che stia scrivendo un caso d'uso lunghissimo. Tenete presente che normalmente un caso d'uso, se supera i 15 punti, i 15 passi, è un segno che c'è qualcosa che non va, è troppo complicato. Se il dialogo è troppo dettagliato, rischio di andare a mettere dei vincoli eccessivi. Abbiamo detto un sacco di volte che nel momento in cui io vado a descrivere troppi dettagli metto dei vincoli, quindi lascio poca libertà a chi dovrà realizzare il sistema e quindi rischio di ottenere un sistema che non è quello ottimale perché il progettista o il programmatore non hanno potuto utilizzare tutte le soluzioni perché vincolati dai requisiti. Ed è fragile. Beh, basta poco, basta una piccola modifica dell'idea da parte del nostro cliente che il nostro caso d'uso va in frantumi, non è più utile. Torno all'esempio del tagliando. Quando vi ho detto la procedura per andare a definire l'appuntamento potrebbe essere che prima l'impiegato dell'officina propone una data, poi il cliente gli dice se va bene o gli dice quali date non vanno bene. A questo punto viene fatta una controproposta che viene valutata dal cliente, il quale eventualmente fa una sua controproposta che viene valutata dall'officina, eccetera. Ecco, questo è un esempio di dialogo, però è troppo dettagliato. Il rischio è che il cliente mi dica no, ma io di solito chiedo al cliente quali date vanno bene. E quindi tutto il dialogo che io mi ero immaginato va in frantumi ed è assolutamente inutile. Quindi troppo dettaglio o andare a descrivere un dialogo di solito non vanno bene. Bisogna cercare di mantenere un livello di astrazione un po' più alto. Due parole sui use case diagram, li abbiamo ormai già visti, ma giusto per riepilogare, abbiamo detto che abbiamo gli attori e i casi d'uso. Di solito nel caso d'uso io vado dentro a scrivere il titolo del caso d'uso che poi andrò a descrivere e dettagliare ulteriormente. Posso avere un'associazione, di solito vuol dire che un attore è coinvolto in un caso d'uso. Talvolta, ma molto di rado, posso andare a utilizzare delle associazioni con una direzione. Questo sta a indicare che l'attore semplicemente fornisce delle informazioni all'interno del caso d'uso, ma non ne riceve. E in questo caso invece sto a indicare che l'attore riceve delle informazioni, ma non ne fornisce. Ok, di solito non è quasi mai il caso di andare a questo livello di dettaglio, andare a dire che c'è un attore che riceve soltanto informazioni o ne fornisce soltanto. Di solito un attore partecipa a un caso d'uso ed è l'unica cosa che mi interessa andare a dire. Abbiamo poi la possibilità di parlare di inclusione. Un caso d'uso ne include un altro se quell'altro
descrive un sotto obiettivo utile al primo caso d'uso. Quindi normalmente quello che avviene è che un caso d'uso di livello user goal include un caso d'uso di livello subfunction. Perché uno dei passi del caso d'uso che include è in realtà descritto più nel dettaglio dal caso d'uso di livello più basso che è incluso. Il caso tipico è una qualunque procedura include il login, perché il primo passo del caso d'uso è l'utente si autentica e quindi il caso d'uso di autenticazione, che ovviamente è un caso d'uso di livello self-function, è incluso da uno o più altri casi d'uso. Altre cose che potete trovare nei diagrammi di caso d'uso sono, allora, talvolta la generalizzazione tra un caso d'uso e l'altro, ma dimenticatelo, ok? Questo è di una complicazione incredibile. Ve lo accenno semplicemente perché potreste trovarlo, ma non usatelo perché è veramente difficile da capire. Invece può succedere, questo un po' più spesso, che ci sia una generalizzazione tra due tipi di attori. Dire che un supervisore è, in caso specifico di salesperson, ok, è la stessa notazione che abbiamo visto nell'ereditarietà tra le classi. In alto, dove c'è la punta, c'è la classe generale e in basso c'è la classe più specifica. Quando disegniamo questa cosa qui, intendiamo dire che in generale il supervisore può anche partecipare nel ruolo di venditore a tutti i casi d'uso a cui partecipa il venditore. In più, il supervisore partecipa ad altri casi d'uso che sono specifici suoi. Quindi, supervisore è un caso particolare di venditore. Quindi, i casi d'uso del supervisore sono quelli del venditore più altri. Quindi, invece di andare a dire che il supervisore partecipa agli stessi casi d'uso, quindi legare direttamente il supervisore a, ad esempio, mettere l'ordine, diciamo che il supervisore è un caso speciale di venditore e quindi di fatto partecipa a tutti i casi d'uso come venditore. Attenzione a leggere questa generalizzazione, perché stiamo dicendo che il supervisore partecipa a più casi d'uso del venditore, non viceversa.
Ogni tanto vi potrebbe capitare di vedere anche una cosa di questo tipo che si chiama estensione. Ma è veramente complicata da gestire, quindi non ne parliamo. Vi dico in estrema sintesi che cos'è, in modo che se vi capita di trovare un caso d'uso che la adotta, siete in grado di interpretarlo. L'idea è che il caso d'uso ha una serie di punti che possono variare. Immaginate l'ottenere l'indirizzo dell'officina. Ecco, il canale con cui ottengo l'indirizzo può essere non specificato in questo caso d'uso. E quindi io posso andare a definire più casi d'uso che estendono il caso d'uso originale, andando a dire che questo specifico caso d'uso si basa sul canale telefonico, quest'altro caso d'uso si basa sul canale web, eccetera. Quindi i casi d'uso che estendono il caso d'uso principale specificano alcuni dettagli, alcuni punti che sono lasciati in sospeso nel caso d'uso principale. Questi punti che sono lasciati in sospeso si chiamano extension point. Quindi il caso d'uso B è esattamente come il caso d'uso da, in più specifica cosa avviene nel caso dell'extension point. È un meccanismo di definizione dei casi d'uso abbastanza macchinoso e difficile da comprendere, per cui in generale si tende a utilizzarlo il meno possibile. Però se lo vedete, almeno sappiate e ricordate di che cosa si tratta. Un altro dettaglio è che molte volte i casi d'uso sono disegnati in questo modo, quindi con un rettangolo che racchiude tutti i casi d'uso e rappresenta il confine del nostro sistema. È semplicemente una convenzione grafica, quindi la possiamo tranquillamente non rispettare. Se volete potete disegnare un rettangolo attorno ai casi d'uso in modo che sia evidente che i casi d'uso rappresentano qualcosa che è specifico del sistema e c'è un confine, e all'esterno di questo confine del sistema ci sono gli attori. È notazione puramente grafica, senza nessuna significato specifico. Quindi, ci sia o non ci sia, non cambia assolutamente. Okay. A questo punto, nel tempo che ci resta, vorrei iniziare con voi a vedere un esempio di caso d'uso. Allora, l'esempio che vorrei affrontare con voi è questo. Quello che vogliamo fare è la gestione del materiale didattico. Quindi, un aspetto essenziale nelle lezioni universitarie è fornire il materiale di supporto, quindi i lucidi, la registrazione delle lezioni,
e quant'altro. O almeno io assumo che sia così, se non è così ditemelo che io non pubblico più nulla, okay? Faccio uno sforzo in meno. Ecco, noi vorremmo andare a definire i requisiti di un sistema che permetta di supportare questo tipo di attività, quindi pubblicare il materiale utilizzato durante le lezioni. Che cosa dobbiamo fare? Allora, i passi principali li ho elencati qui. Dobbiamo identificare gli stakeholder, chi è interessato, identificare i confini del sistema, l'ambito, chi sono gli attori e i relativi obiettivi e poi a questo punto andare a dettagliare i casi d'uso. Chi sono gli stakeholder? Suggerimenti? E studenti, perfetto. Il loro interesse fondamentalmente è accedere al materiale per studiare ed esercitarsi. Un altro stakeholder è probabilmente il docente. Il suo interesse è comunicare efficacemente gli argomenti del corso. Altri stakeholder? Uno stakeholder che a me viene in mente potrebbe essere l'Ateneo, che ha interesse a migliorare il servizio agli studenti. Eventualmente per alzare le tasse, eventualmente per far pagare anche un extra per il materiale. Questo è un'ipotesi, ma in realtà, prima di tutto, migliorare il servizio agli studenti. A me viene in mente anche un altro possibile stakeholder che non siete voi studenti che venite qua, siete iscritti regolarmente al corso, ma magari studenti esterni che sono interessati magari non a seguire il corso ma a un particolare argomento. Okay? Quindi chiamiamoli così, autodidatti, accedere ad informazioni specifiche su un argomento. Ora, gli interessi dell'Ateneo e questo degli autodidatti potrebbero essere in conflitto, perché gli autodidatti non pagano le tasse, quindi l'Ateneo potrebbe non voler rendere disponibile il materiale. Ma questo è un discorso che va oltre. Okay? In un caso reale vorremmo capire esattamente chi è il nostro committente, perché se il committente è l'Ateneo, ovviamente i suoi interessi sono la priorità. Quindi
Identificare chi sono le persone che potrebbero avere un interesse nel sistema è importante per capire che cosa e che funzionalità il nostro sistema dovrà fornire. In questo esempio molto limitato ci fermiamo qui. Abbiamo identificato chi potrebbe avere un interesse e cerchiamo poi, quando andremo a scrivere i casi d'uso, di capire come questo sistema possa andare a rispondere agli interessi. Oppure possiamo decidere che a noi interessa fondamentalmente andare a pensare agli interessi degli studenti, del docente, e per quanto riguarda l'ateneo e gli altri dati non ce ne curiamo particolarmente. L'ambito, i confini del sistema. Lo possiamo andare a definire con una tabella che mi elenca un aspetto del sistema. Posso anche farne soltanto due colonne, in e out. Che cosa fa parte del mio sistema e cosa non fa parte del sistema? Il server web che ospita le informazioni, fa parte del sistema oppure no? Questa è una decisione importante, devo capire. Allora, ovviamente io come analista non lo posso decidere, è qualcosa che devo capire avendo delle interazioni con il mio cliente e con eventualmente il personale tecnico. Quindi, ad esempio, io vi posso dire che il server web potrebbe essere out. Quindi io uso un server web già presente, quindi non fa parte delle cose che io dovrò andare a decidere, a progettare. Invece, le pagine web che ospitano il sistema, comunque l'applicazione web che gestisce questo, ragionevolmente dovrebbe essere in. L'applicazione web è qualcosa che però funziona sul server web. Il server web è già dato, io vado a sviluppare un'applicazione web che su di esso funziona. Il sistema di registrazione degli screencast è dentro o è fuori il sistema? Cioè, io vado a fornire una soluzione che include anche tutto il meccanismo di registrazione degli screencast, oppure gli screencast vengono registrati dal docente in un qualche modo che sceglie lui e io poi li importo in questo sistema? Questa è un'altra decisione importante. Se consideriamo il caso di questo corso, io mi sono dotato di un programma che permette di registrare gli screencast e lo faccio in maniera assolutamente autonoma. Quello soddisfaceva i miei requisiti, ho scelto quello e uso quello per fare gli screencast. E quindi, in quest'ottica il tutto starebbe fuori. Ci sono alcuni corsi del Politecnico che invece vengono registrati direttamente dall'Ateneo, per cui
c'è un sistema che, che registra ciò che viene proiettato, c'è una telecamera esterna che inquadra il docente, c'è un fondale dietro, standard, e quindi tutto il sistema di registrazione a questo punto fa parte del nostro ambito di sistema. Di nuovo, qui bisogna capire, confrontandosi con il nostro committente, cosa sta dentro e cosa sta fuori. Un'altra cosa che sicuramente direi sta fuori è il software per la scrittura dei lucidi. Quindi io utilizzo PowerPoint, che è un software già pronto, quindi non è che devo andare a sviluppare un altro software che mi permette di fare questo. Quello c'è e prende i lucidi. La parte di gestione e post-processing dei filmati è dentro o è fuori? Se io riprendo con la telecamera, oltre a registrare quello che proietto, anche la mia persona che spiega, e poi voglio fondere i due filmati in un unico video, ecco, questa cosa qua la faccio io, oppure fornisco i due filmati e il mio sistema li fonde assieme. A me piacerebbe, avendo questi due video, che il sistema fosse dentro. Mi fermo qua anche perché comunque non ci sono molte più altre caratteristiche che possono essere dentro o fuori il sistema, ma giusto per darvi un'idea del fatto che anche per un sistema così semplice troviamo un insieme di caratteristiche che possono stare dentro o fuori. Una volta che abbiamo capito cosa sta dentro il sistema e cosa sta fuori, allora posso andare a definire quelli che sono i miei attori e i relativi goal. Per fare questo, uno strumento che abbiamo usato abbastanza è quello dei diagrammi di caso d'uso, che andiamo a creare anche adesso. Quindi un diagramma di caso d'uso, gli attori, abbiamo detto studente, docente. Questi sono anche stakeholder, quindi il primo posto dove andare a vedere, a cercare gli attori che interagiscono col sistema è l'elenco degli stakeholder. Quindi docente e studente sicuramente interagiscono col sistema, uno perché fornisce il materiale, l'altro perché lo consuma, ma questi sicuramente interagiscono col sistema. Gli altri stakeholder, ecco, probabilmente se noi vogliamo considerare gli autodidatti, questi potrebbero interagire col sistema.
Fatemelo indicare in questo modo come utente esterno a questo punto. Se io voglio dire che gli utenti esterni, gli autodidatti che sono interessati in particolare argomento, vogliono accedere al sistema, ma hanno tutto sommato un sottoinsieme delle funzionalità che sono disponibili invece agli studenti regolari, lo posso fare utilizzando una generalizzazione. La generalizzazione la devo andare a disegnare in questo senso. Attenzione che questo è la sorgente più comune di errori. Nel 50% dei casi la tentazione è di disegnare la freccia nell'altra direzione. Io così dico che lo studente è un caso speciale di utente esterno. Quindi lo studente ha tutte le caratteristiche dell'utente esterno più altre. Casi d'uso. Allora, l'obiettivo, diciamo, del docente è pubblicare la lezione o i dati di una lezione. Lo studente vuole accedere alla lezione. Okay. Anche lo studente esterno potrebbe fare la stessa cosa. Oppure lo studente esterno può avere degli accessi ridotti. Okay. Per il momento consideriamo lo studente e sull'utente esterno ragioniamo poi successivamente. Quindi lo studente e il docente. Vi faccio notare che lo studente e il docente partecipano a casi d'uso diversi. Cioè non c'è un caso d'uso che prevede contemporaneamente l'intervento del docente e dello studente. A meno che qui non mettiamo anche il caso d'uso della lezione effettiva, in cui comunque sono presenti sia il docente che gli studenti. A questo punto possiamo prendere questo come elenco iniziale degli attori e dei relativi goal. Possiamo completarlo ovviamente, ma per il momento fermiamoci qua, poi possiamo anche estendere ulteriormente le prossime volte. Il passo successivo a questo punto, qui, vedi, andiamo a scrivere i casi d'uso. È buona norma, quando scriviamo i casi d'uso, mettere un caso d'uso di livello summary. Lo possiamo indicare nel diagramma di casi d'uso oppure no, come preferiamo, ma un caso d'uso di livello summary mi permette di inquadrare le funzionalità del sistema. Per cui
Use case. Usare il sistema ha come attori docente e studente, il livello è un livello summary e il main success scenario potrebbe essere scritto in questo modo. 1. Il docente carica il materiale di una lezione. 2. Lo studente accede al materiale della lezione. 3. Il processo si ripete fino alla fine del corso. A questo punto inserisco un altro caso di studio che potrebbe essere che il docente carica la lezione. Lo faccio su un'altra pagina così per mantenerli separati, quindi use case, carica lezione. Primary actor. Docente, level, user, goal, main, success, scenario, abbiamo punto 1, il docente chiede al sistema di inserire una nuova lezione. Il sistema chiede i dati della lezione, eccetera. Poi aggiungo un altro caso d'uso. Use case, accedere alla lezione, primary actor, studente, level, user goal, main, success, scenario. E qui mettiamo i vari passi. Ora, torno un attimo al summary. Il summary in realtà mi fa vedere i due casi d'uso di livello user goal come due passi. Quindi un passo è caricare il materiale, l'altro accedere al materiale. Quindi a me piacerebbe molto poter avere questa frase, carica il materiale, evidenziato e cliccabile, che funzioni come un link all'altro caso d'uso. Come si fa? Beh, in Word c'è una cosa che si chiamano hyperlink,
io posso andare a selezionare il titolo del caso d'uso a cui voglio saltare. Poi, scegliere dal menu inserisci bookmark, questo mi fa vedere questa finestra, devo dare un nome al segnalibro e il nome che posso dare, ad esempio, è lo stesso nome del caso d'uso, senza spazi, quindi uso o il trattino o l'underscore, carica, lezione, add. Poi vado all'altro caso d'uso, accedere alla lezione, e anche qui faccio inserisci segnalibro e aggiungo un altro bookmark che è accedi lezione, add. A questo punto, avendo definito i due segnalibri o bookmark, dal mio caso d'uso summary posso andare a selezionare un pezzo di testo e andare a selezionare, beh, non c'è nel menu a tendina, ma andare a selezionare hyperlink, inserisci hyperlink, che mi mostra questa finestra, dovrebbe essere CTRL K il tasto per aggiungere l'hyperlink. A questo punto io voglio saltare dentro il mio documento. In particolare, vado a selezionare i bookmark a cui voglio saltare, quindi ad esempio carica lezione. Ok, ho selezionato il docente carica la lezione, io voglio saltare al caso d'uso che mi dice come si carica la lezione. Ok, accedere al materiale. Anche qui, stessa soluzione, vado a cercare tra i bookmark, accedi lezione, ok, e ok. A questo punto, in Word, se io faccio, vedete che cambia il cursore quando va su questo hyperlink, se io faccio un clic su questo testo, salto al caso d'uso corrispondente. In questo modo ho tutti i miei casi d'uso che sono navigabili e il caso d'uso di sommario che fa da indice o sommario di tutti i casi d'uso. Qui ovviamente non ho indicato i dettagli di tutti gli scenari, non ho messo le estensioni, ma l'idea di partenza e di base è questa. Direi che a questo punto chiudiamo qui e proseguiamo questo nostro esercizio la settimana prossima. Buon weekend!